Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. 4:20. Oggi per l'occasione, ragazzi, faremo una mukbang. E per l'occasione sono stato dal cinese e ho preso delle prelibatezze. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, piazzatevi questo video davanti e 4:20. Eccoci qua, ragazzi. Oggi ho scelto di mangiare con voi del riso. Ho preso il riso bianco, bambù e funghi e pollo piccante. In più, ragazzi, qua abbiamo salse, salsa di soia e piccante. Quindi ragazzi, buon appetito. Io inizio che ho una fame della Madonna. Iniziamo. Buono. Mettiamo un po' di piccante. Buono. Ragazzi, non spaventatevi per quanto piccante io mangio, perché è normale. Già in Sri Lanka da noi si mangia un sacco di piccante. Non male. Voi siete mai stati dal cinese? Qual è il vostro piatto preferito? Di soia, il piccante ce lo mettiamo tutto. A me piace un sacco il piccante, ragazzi, perché sennò è come se non avessi mangiato. Cioè, mangio, ma è come se Come vi è andata la settimana, ragazzi? Vi siete divertiti? Vi faccio assaggiare del pollo, tenete? Gnammede, buono, eh? È proprio buono. Ma piace. È proprio buono questo piatto, ragazzi. Ho fatto bene oggi a scegliere questa cucina. Ragazzi, vi metto in descrizione il nome del posto, così che se avete voglia un giorno di provare questo cinese. Forte. Quattro e venti, raga. Non lo sento questo piccante, ragazzi, ve lo giuro. Sto continuando a mangiarlo, ma non isba proprio, zero. Voi ragazzi, cosa state mangiando? Scrivetemelo qua sotto.
Ah, ragazzi, scrivetemi il cinese. Ecco, questa è magari una bella domanda. Così che possa essere di aiuto a tutti. Scrivetemi qua sotto il miglior cinese della vostra città, che secondo voi varrebbe la pena andarvi a mangiare. Sublime, ragazzi. Ve lo consiglio anche a voi questo ristorante. Una mina. Poi oggi ammetto che ero particolarmente pigro per cucinare, quindi mi sono detto dai, cioè andiamo dal China, perché non c'avevo proprio voglia dopo la palestra di andare in cucina a mettermi a cucinare, quindi ho optato per questa scelta. Guzzi. Troppo buono. Ne voglio un altro, raga. Un peperone. Cipolla bella. Un bel pollo. Funghi. Sono a buon punto, raga. Ottimo, ottimo. Ragazzi, per chi non lo sapesse, le bacchette si usano così, ragazzi. Vedete? Potete mettere le mani così, due fisse, cioè questa qua fissa, è così che... Vabbè, hai capito, no? I funghi, ragazzi, sono deliziosi. E poi anche il bambù è bello fresco. Ci sta, secondo me. Dovreste provarlo.
Mi ricordo che l'anno scorso andavo matto per il sushi, ma poi completamente mi è scesa. Un po' perché mi ero stufato, un po' anche per i servizi delle Iene. Soliti macelli. Vorrei tanto andare in Cina e vedere come si fa sta roba, cioè realmente com'è la cucina cinese real, non quella che c'è qua. Se qualcuno mi vuole portare nel caso in Cina, scrivetemi qua sotto, ragazzi. Sarò molto lieto di farvi compagnia. Cos'è, piccante? Sì. Eccoci. Comunque c'è un trucco, ragazzi, per mangiare il riso con le bacchette. Punto primo. Non bisogna bagnarlo troppo il riso, sennò poi si sfalda tutto. Dovete fare così e mangiare. Capito? Più secco lo tenete nel riso, più è facile poi da prendere. Vedete? Già adesso è bello umido. Dico umido per non dire unto, però sì. Wow. È stata proprio un'ottima cena, ragazzi. Mi ha fatto davvero piacere, ragazzi, la vostra compagnia. Io spero col cuore, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. E che altro? Scrivetemi qua sotto le vostre opinioni sulla cucina cinese. Vi piace, non vi piace? Ognuno può tranquillamente fare schifo, eh? O amare la cucina cinese, cioè. Io ne vado matto, vi dico la verità. Però non è paragonabile alla cucina italiana, cioè, ma non si può neanche fare un paragone, sono due cose diverse. Sono soddisfatto. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un bel like. Se non vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un bel like. Noi ci vediamo alla prossima. Esker 4 e 20.